Allora, Tonino, questa sera la nostra serata è dedicata alla poesia. Infatti nel nostro parterre ci sono intellettuali, poeti, come diceva Ugo, c'è un antropologo, un filosofo, c'è un avvocato prestato appunto all'arte della poesia. Allora, volevamo sapere, ti chiedo, che rapporto ci può essere secondo te tra il mondo del sindacato e il mondo della cultura attraverso la scuola che fa da gancio? Scusate il ritardo perché ero impegnato fino a poco fa. Le domande sono sempre complesse e le risposte sono sempre facili. Perché una cosa la si rende facile se si vuole che sia facile. Perché attraverso l'inutile si rende complesso ciò che è facile. La poesia è una cosa facilissima. Bellissima, perché riesce subito a colpire, entra subito il messaggio. Cosa c'entra il sindacato con la poesia? Forse non c'entra nulla, ma c'entra tantissimo, perché il sindacato scuola e cultura è un tutt'uno, è un corpo unico che si snuisce, si innalza, si esalta e così via. Vorrei soltanto dire una piccola cosa, quasi personale. C'ho un'interpretazione tutta mia, personale della poesia. La poesia a questo momento, che mi dà tranquillità, è una poesia data da immagini. La poesia è quando ascolto il parlare di qualche persona che mi attrae, mi coinvolge, mi sento bene. La poesia è una sensazione. Poi la poesia è anche, sono tutte quante letture squisitamente personali. Le poesie mi piacciono quando con poche parole mi danno una sintesi di un pensiero molto ampio. Ecco che allora la poesia ti rende felice, ti rende triste, ti fa sorridere quando ci abbiamo a che fare con il bello, tanto per dire, oppure pensieroso quando c'è a che fare con il Manzoni, il 5 maggio e così via, dipende e comunque ti dà sempre qualche sensazione. La poesia mi permette di affrontare l'oggi, di guardare il passato e di guardare il futuro. E come estrema sintesi uno pensa al domani, domani vivrò, dopodomani non ci sarò. È un ragazzo, mi piace dirlo. Nel 94 scrisse una piccola poesia. C'è un piccolo brano che mi è rimasto impresso, e lo so a memoria. Questo ragazzo parlava della vita, parlava dell'attesa della morte, come poi si può parlare di qualsiasi attesa. E quindi è un discorso molto ampio, c'è da parlare abbastanza. Questa immagine la fotografò con pochissime parole. Tutti si preparano a cosa? Può essere la morte, può essere un esame, può essere una festa. Tutti si preparano. Per tutti, vuoi spiegare perché hai ritenuto giusto essere rappresentativo
in seno a Caffeina e quindi essere tra i soci fondatori come Will Scuola? Perché credi nel progetto Caffeina? A dire la verità non è che credo nel progetto Caffeina. Sono talmente entusiasta che sono un forte difensore del progetto Caffeina. Quando sorse, con una certa difficoltà oggettiva, capii subito che qualcuno aveva rubato a me un'idea che volevo concretizzare. Le cose erano due: o ci mettevamo in antitesi oppure utilizzavamo già ciò che rappresentava un grande progetto. Dato che noi siamo persone che sanno leggere e scrivere, abbiamo preferito non sprecare energie, ma mettere insieme queste energie, perché la scuola, che vive di cultura, che vive di valori, e questi valori noi li trasmettiamo in vari modi, valori culturali, ci mancherebbe pure, per forza, valori sociali, ci mancherebbe pure, etici, e qui abbiamo un regista di chiara fama, il quale regista, con quel film che ha girato, che è molto noto e poco noto nello stesso tempo. Bene, noi di sicuro, come quella scuola, faremo in modo che la nostra provincia questo tuo bel film portatore di valori universali possa essere punto di riferimento periodico, ciascun anno quindi, e dovrà far parte del POF, cosiddetto piano offerta formativa delle singole scuole. Cioè alcuni film, io dico, dovrebbero far parte integrante. Punto. Ho detto troppo, però troppo. No. Ringraziamo Torino Longo. Entriamo adesso nel vivo e chiamo sul palco, come vedete abbiamo, c'è un bellissimo palco, Antonello Ricci, il maestro Antonello Ricci. Poi appunto la prima domanda di apertura sul tuo personale vissuto rapporto, no, tra docente e poesia, cioè docente come insegnante e poi poeta, quindi questa doppia dimensione di poeta e di docente, e poi chiaramente la seconda parte della domanda va verso questa banda del racconto, no? Cioè a me ha colpito molto i due simbolismi, cioè la banda, no, portatrice di suoni, e il racconto portatrice di parola, quindi è un'assonanza che richiama moltissimo e che stimola. Quindi ti ringraziamo per la tua presenza e per la presenza chiaramente poi dei tuoi colleghi, compagni poeti di lavoro, e quindi ecco queste tue riflessioni. Posso non usarlo? Io intanto sono come un fuori campo rispetto sulla suggestione di Tonino di poco fa, banda del racconto, una pillola. Un cuore, una capanna e tanto amore ci vorrebbero a questo mondo. Io sono poeta e canto. Mi sento il cuore scrozzare di nostalgia quando vedo te, fulgente stella del mattino. Ora ve lo dirò dopo, qualcuno l'avrà riconosciuto, qualcuno avrà già letto il libro che è uscito ormai qualche anno fa. Ti capita che incontri in un... Era l'autore di questi versi, era poeta, non era poeta, lui si considerò per tutta la vita principalmente un poeta. Ora non compete a me stabilire se lo fosse o non lo fosse. Certo mi capita ogni volta che ascolto questa brevissima poesia, che è veramente questa capacità di dire un mondo, di concentrare un mondo dentro una forma perfetta nella sua semplicità. Beh, quando ti capita devi sentire che quel verso lì, l'ultimo, l'avresti voluto scrivere tu. Allora l'hai investito anche tu da poeta. Lo dico perché, per mescolare le due domande insieme, io ho imputo una cosa sostanziale alla scuola, un'esperienza che ormai insomma non è, però troppo spesso la scuola è la corpore che trasforma in pietra
ciò che tocca, e lo dico con una maggiore, con un maggior grado di felicità, perché ieri sera abbiamo fatto cose che voi umani non credete, sul bar forse qualcuno c'era, abbiamo trasformato in canzoni pezzi diretti di Dante Alighieri e canzoni ispirate con un gruppo, una band di 10 sul palco, il più piccolo aveva 16 anni, il più grande ne aveva 52, che è già scuola, nel senso che è già una trasmissione, una tradizione, un tradurre, un portare avanti nel tempo, un trasmettere i saperi. A vedere ragazzi nel pubblico di 20 anni che ballavano, chi batteva il piede, chi accennava un passo, ti fa capire, mentre quello che la scuola troppo spesso ha consegnato dei nostri grandi e grandissimi, io ogni volta cito Manzoni, cito Dante, ma soprattutto Manzoni, anche se sto parlando di Dante, ecco, questo sguardo riflesso che pietrifica tutto. Dice, perché ci stai dicendo questo? Perché ci dici che le due domande, le due risposte domanda sono un'unica questione? Perché vi voglio raccontare in breve un momento in cui la vita e la scuola e la poesia l'ho viste tutte insieme in un contesto dove non eravamo a scuola. Un giorno nella sala più importante di questa città, che è la Sala Regia del Palazzo Comunale, un uomo doveva ricevere un riconoscimento pubblico, riconoscimento tra l'altro contrastato, insomma, però fu invitato a parlare. In genere in queste cose si aspetta gli amministratori, c'è tutto un cerimoniale, un protocollo. Quell'uomo col suo bastoncello entrò, lì c'è qualcuno alle mie spalle che lo potrebbe far camminare e farglielo rivivere davanti molto meglio di me. Alfio Pannella, ma quel giorno Alfio entrò dritto, infilò tutto il corridoio dall'ascensore fino alla Sala Regia, si mise seduto davanti a 100 ragazzini, Alfio era classe 1925, cominciò a parlare chi c'era, chi non c'era, non c'era, e parlò di poesia. E io pensai, mostri 100 ragazzini di seconda e terza media, cominciano a fare così, un'ora e un quarto. Non volò una mosca e Alfio riuscì anche a fare il pezzo forte, quello che sempre, quello che mettevi seduto con Alfio, cominciavi a parlare di poesia, perché era inevitabile che ogni volta che tu ti mettevi seduto al tavolino con Alfio, arrivavi lì, arrivavi alla poesia, arrivavi ai libri, arrivavi all'amore per i libri, che è il dramma che stiamo ascoltando in questo passaggio, ormai ha travolto tutti e tutto, ha creato un nuovo mondo in cui il libro fatica a ritrovare, lo dico proprio qui a Caffeina, no? Dove in fondo ci sono dei segnali diversi ed opposti, quando vediamo anche i giovani che vengono alle presentazioni dei libri, ma insomma lui ti cominciava a parlare dei libri che aveva e ti cominciava a parlare di poesia, e quando aveva parlato di poesia arrivava la poesia improvvisata popolare, a quando si era messo seduto all'osteria con i poeti Butteri della Tolfa che venivano alla Fiera del Bestiame, e poi arrivava lì e cominciava un conto con libro. E la cosa più dolce e bella, scusate, quando abbiamo lavorato con lui per realizzare questo libro, che non è il libro di una troppo spesso trasformato in macchietta, altro era una cosa diversa da quella che spesso viene spalmata geograficamente, altro era una persona di grande lucidità, di grande sensibilità, di umanità straordinaria, che aveva tanto da insegnare. Quel giorno, di fronte a quei 100 studenti, parlò di scuola, li lasciò a bocca aperta perché fece loro una perorazione per lo studio, che sembrava il discorso di un padre contadino 80 anni fa, non di un padre piccolo borghese di oggi, perdonatemi, io Pasolini lo metto sempre in mezzo perché credo che ci stia, soprattutto per questo aspetto. E quindi era così dolce quando lui cominciava a dire, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore forbendo le capelle, e tu vedi Ugolino che rosica coi denti, poi siccome c'aveva problemi puntualmente diceva scusate, non c'ho
non c'ho i denti, faceva, era un cortocircuito straordinario. Beh, io direi che il miglior modo per vedere come una tradizione continua a parlarci, una tradizione che è quella dei grandi e che è quella dei piccoli poeti, dei grandi come Dante Alighieri e dei piccoli poeti come Alfio Panneta o come Antonio Ricci. Questo è, esiste ancora in realtà diffuso, diffusa una latenza, una curiosità, una voglia d'ascolto, un'attesa di storie intorno al focolare. Troppo spesso abbiamo smesso di raccontare, troppo spesso abbiamo smesso di affidare alla forma compiuta della poesia che nasce come modo della trasmissione dei saperi. Qui c'ho davanti Marcello, non serve che io approfondisca un concetto del genere, mi pare così chiaro, ma è gravido di conseguenze per un habitat scolastico che invece troppo spesso è sempre più è occupato là. Io insomma, più che la casa, Alfio Panneta, una storia difficile e travagliata, io gli avrei dato la larga a modo di causa, se non altro per questa capacità vessillifera di non deporre mai l'idea della poesia, l'amore della poesia. Allora, se permettete, prima di presentarvi, sentiamo il frammento della vita e della storia di Alfio, di queste cose. C'ho un libro di piante medicinali, allora per ogni pianta ti spiega perché si chiama a quella maniera, dove cresce. Da sempre sono appassionato di piante e io ancora ci avrebbe coraggio, Dio buono, di studiare ancora. Io che faccio, c'ho i libri là, c'ho una scoppola dei libri così. Ieri facevano una cosa sulla televisione, dico, guarda, quello è il pianeta Marte! E l'ho riconosciuto, ce l'ho sul libro, c'ho i pianeti della Terra. Poi dopo c'ho Leonardo da Vinci, con tutte le cose che ha fatto. La storia, la mitologia, poi magari vince un libro. Mi piace, quella è tutta roba antica. Ah, io ce l'ho avuta tutta, la Divina Commedia. Quando che siamo venuti qua non ho trovato più niente. La Divina Commedia ce l'avevo tutta completa, ce l'avevo... un volume così, era tutta illustrata coi disegni di Gustavo Doré. Inferno, purgatorio, un paradiso, sono belli tutti, però sull'inferno ci ho studiato di più, hai capito? Uno dovrebbe studiare sul purgatorio e il paradiso, e poi me ne ricordo tutto. La conosco perché l'ho letto, ho letto sul libro, l'ho letto, e ancora non mi sono stupato di letto. Si fa un libro con tutte le poesie, io sono contento, porca miseria Ciacani! E grazie alla banda del racconto, un applauso. Noi siamo ancora qui. E noi sicuramente vi richiameremo con molta gioia. Io invece vorrei far venire qui tra di noi Marcello Arduini, antropologo. Marcello, se vieni, ti vuoi accomodare qui tra di noi? Va bene. Vorrei chiederti, Marcello, secondo il tuo punto di vista, qual è il ruolo della poesia, della sua memoria e della sua oralità nel vissuto? Sì, prima di tutti un piccolo fuori onda vorrei fare, perché forse non tutti sanno, dov'è Antonello? Eccolo, c'è il zigaro, si allontana. Forse non tutti sanno che lo sapevo che la vedesse. Che Antonello Ricci e il suo gruppo, diciamo così, che Aurora ci ha presentato, non nascono come banda del racconto, perché banda del racconto sono diventati dopo, ma nascono alle origini come banca del racconto, perché tra i loro progetti iniziali
soprattutto fondamentale, l'asse fondamentale era quello di costituire una banca di racconti, di poesie, di storie tradizionali. Volevano fare una banca. Poi, a me facendo, come tutti i banchieri, sono diventati un po' rapinatori, banditi. E quindi da banca si sono trasformati in banda. E adesso vivono la loro stagione felicemente perché forse chiamarsi banca gli stava un po', no? Magari un po' stretto. Questo insomma, non questo, ce l'avevi raccontato, Antonio. Questo è un fuori onda che volevo fare perché è così la storia. Poi insomma tra banchieri e rapinatori si sa che c'è una liaison. Io mi sono occupato abbastanza a lungo nella mia vita di oralità, di dimensione orale, quindi mi rimane difficile sintetizzare in pochi minuti un'esperienza. L'unica cosa che posso dire, insomma, tra le poche cose che posso dire in questo breve spazio, oltre a ringraziare l'amico Tonino, Ugo scusa, anche l'amico Tonino che mi hanno invitato a parlare in questa sede e a collaborare a questo progetto, che l'oralità insomma è poi a fondamento, no, della civiltà umana, insomma, nel senso che la scrittura è arrivata molto dopo, quindi diciamo nei millenni, ma nelle decine di millenni, non nei 2, 3, 4 millenni, ma nelle decine di millenni le civiltà umane, forse non si chiamavano ancora civiltà, insomma, perché arcaiche, no, quei popoli di cacciatori e raccoglitori, vivevano di trasmissione orale, quindi tutti i loro saperi, dai saperi religiosi, dai saperi farmaceutici, fitoterapici, dai saperi manuali, eccetera, c'è tutto l'ampio spettro, insomma, del sapere lavorativo, del saper cacciare, del saper fare, del saper cucinare, eccetera, 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 passava per una trasmissione orale. E quindi diciamo poi a un certo punto, diciamo, inventando la scrittura, gli antichi sumeri, insomma, ma parliamo di 8-10, no, grosso modo, no, Carlo, millenni fa. E quindi diciamo la nostra civiltà, quella che viviamo attualmente, che di cui insomma siamo protagonisti, è una civiltà che io definisco ancora mista, nel senso che non è completamente fondata sulla scrittura, perché il portato dell'oralità non è finito, non è l'eredità che abbiamo di questo mondo legato all'oralità, non è affatto finito, tant'è vero che poi, voglio dire, il mondo contadino che è quello che ci abbiamo qui, non alle spalle, perché qui è presente ancora, no? Seppure con sfumature diverse, seppure con tante rimpianti, con tante perdite, con tanti trapassi dolorosi, che diciamo sempre che il mondo contadino è scomparso, ma magari poi non è vero perché si è trasformato, eccetera, eccetera, però il mondo contadino era fatto ed è fatto di oralità, e quindi anche la poesia, e quindi anche, come dire, i racconti. Io mi sono occupato molto spesso nella mia vita di fiabe popolari. Le fiabe e la poesia sono profondamente legate, insomma, perché spesso poi ci sono dimensioni che si intrecciano, perché poi molte fiabe sono cantate e il canto è legato alla poesia sin dall'antichità, Omero, che vi sto a dire, l'antica Grecia, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, la trasmissione, cioè ciò che crea l'oralità, è qualcosa di profondamente diverso da ciò che crea, come dire, la lettura. Oggi mi ha fatto molto impressione un'immagine che descriveva Paolo Bianchini, no? Di questi ragazzi africani in un aeroporto della Nuova Guinea, che stavano tutti a leggere perché c'erano gli lampioni dell'illuminazione pubblica nell'aeroporto, tutto intorno era il buio, e questi centinaia e centinaia di bambini che stavano a leggere in questo aeroporto perché avevano sete, no, fame di leggere, no? E l'unico posto dove potevano leggere di notte era questo aeroporto, perché le loro case, le loro capanne, le loro baracche, tutto intorno era tutto buio, non c'era energia elettrica. Ecco, c'è una fame di sapere, no? Mi è sembrata bellissima questa immagine di tutti questi bambini silenziosissimi. Paolo diceva era quasi un tempio, no? C'era il tempio dell'apprendimento,
c'era il tempio dell'apprendimento in cui tutto si apprendeva, no? Si apprendeva attraverso la lettura, ma questi bambini sono figli, presumibilmente, di gente, di persone dell'Africa che per millenni e decine di millenni hanno continuato a trasmettere lo sapere attraverso l'oralità. Quindi l'oralità è fondamentale. Noi a questo proposito con degli amici stavamo pensando, aggiungo solo questo, insomma, e finisco, a un laboratorio, insomma, pensavamo anche a un laboratorio di poesia che potesse mettere insieme e l'ottava rima. La poesia in ottava rima è una poesia, diciamo, che forse molti di voi conoscono, ma insomma è una poesia tradizionale dell'ambiente agro-silvo-pastorale, dello stesso Alfio, no? Era comunque, diciamo, all'interno di una dimensione di poesia dell'ottava, eccetera, eccetera. Quindi pensavamo con degli amici di mettere insieme delle forze, proprio per... è un'idea ancora molto rozza, molto allo stadio primordiale, però per fare in modo che questa poesia continuasse e si ampliasse anche verso altre direzioni, non solo all'ottava rima, comunque mantenendo sempre fermo come dire, il dialogo oralità-scrittura, perché l'oralità e la scrittura sono profondamente compenetrate. Avrei da dire anche molte altre cose, ma devo passare la parola, immagino. All'anno prossimo terminerà il discorso. Grazie. Allora, volevo salutare a nome di UIL Scuola Viterbo e di Rase e Michele Pepponi, presidente di Caffeina, se puoi venire Michele un attimo. Avevo visto pure Andrea Baffo prima, non c'è più? Allora, quando l'ha finito di risolvere, ritornerà a salutare. Allora, Michele, ciao Michele, come stai? Bene? Contento di questo ruolo? Cosa ci vuoi dire? Sei contento di questo contributo che noi della UIL Scuola insieme a Pirase stiamo portando avanti? Allora, vi ringrazio, ringrazio l'amico Tonino e la UIL Scuola. Assolutamente, noi, come sapete, la Fondazione Caffeina, che ho l'onore, come ho detto più volte, perché poi uno dice no, è un onere, no, è un onore di rappresentare, è una cosa veramente piacevole. La Fondazione Caffeina è nata quest'anno e è nata con un'idea, quella di avvicinare ancora di più la manifestazione caffeina alla città di Viterbo e alle varie sinergie che si possono sviluppare. La UIL Scuola, Tonino, ha creduto nella fondazione dall'inizio e quello che si sta manifestando quest'anno secondo me è straordinario. Cioè, mentre Caffeina in questi anni ha portato un movimento, ha portato tante persone, un avvicinamento a quelli che sono i nostri temi, quest'anno per la prima volta vediamo piazze sempre piene ad ascoltare cultura, a parlare di poesia, a parlare di musica, a parlare di cultura in senso lato, dagli amici di Jazz Up, alle presentazioni. Questa, per chi vive Viterbo con amore, diventa una cosa straordinaria. Ieri parlavo con gli organizzatori di Jazz Up e dico: un turista che viene a Viterbo in questi giorni dice questa è una città straordinaria, e questo è merito di tutti noi. Quindi io vi ringrazio veramente e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Ringraziamo te, Michele, e dato che è l'ultima serata che UIL Scuola Viterbo e l'IRASE hanno in programma, quindi io vorrei ringraziare pure Daniele Camilli. Daniele, se vuoi venire un attimo qui, mentre Andrea Baffo spero che risolva il problema in pochi minuti, perché speriamo di poterlo salutare, casomai Michele se lo vuoi sollecitare, sì, così ci viene a salutare. Sì. E Daniele, tu come responsabile di tutti appunto i volontari, sei stato bravissimo, un coordinatore eccellente, e da parte anche di UIL Scuola, dell'IRASE, io te lo posso dire con affetto e stima. Allora, vorremmo sapere da te un commento su questa esperienza. Beh, innanzitutto grazie, e grazie per la vostra presenza, insomma, mi cogli un po' di sorpresa, però è sempre una piacevole sorpresa dopo il presidente, insomma, Ubi Maior, come si dice, è sempre difficile parlare. E beh, è stata, penso, una delle esperienze, vedete, queste sono le sorprese. Il servizio. La mamma. La mamma, benissimo. La mamma è sempre la mamma. Scusate. Sì, è la mamma. Ci sentiamo poco, però sempre al momento più opportuno. Se vuoi te la regalo, con tutto il rispetto per la mamma, però. E guardate, io credo che debba spegnere anche l'altro. Scusa Silvia, ma è sempre...
perché se no chiama su quest'altro, che scommetto, è una scommessa facile. E penso che sia stata una delle più belle esperienze degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda me, almeno per quanto riguarda dal punto di vista organizzativo. E io collaboro con Caffeina da un anno e nel corso di quest'anno ho conosciuto persone straordinarie, ma essenzialmente per un motivo che è difficile da riscontrare nella società di oggi. Sono organizzazioni che danno la possibilità della mobilità sociale. Cioè io ricordo, e qui c'è Andrea Baffo e lo... se vuoi venire, ti abbiamo chiamato anche prima. Sì, prego. Prego. Applauso Andrea Baffo. C'è Andrea e c'è Michele, insomma poi Michele ci conosciamo veramente da una vita e ci siamo ritrovati a distanza di 20 anni dopo una bella esperienza fatta appunto a scuola, un'esperienza che è stata significativa. E qui accanto c'è Andrea, manca Filippo, però Andrea lo vorrei ringraziare perché l'anno scorso io ero per loro un perfetto sconosciuto, cioè sapevamo l'uno dell'altro, io di te, sì, molto vaga. Lui mi ha chiamato, mi ha detto ti va di presentare il libro La mafia a Viterbo, molto volentieri, e poi senza conoscermi mi hanno affidato tutta una serie di presentazioni, non da ultima quella di Pietro Grasso, che per la fondazione, per il Festival Caffeina era molto importante. Ecco, questo è stato per me un segnale che mi ha fatto capire che cos'è il Festival Caffeina e che cosa sono e che cos'è la mobilità sociale in un contesto che invece la esclude sostanzialmente. E poi che valore hanno persone come Andrea Baffo e come Filippo Rossi, che affidano ad un perfetto sconosciuto una cosa così importante e vitale per la fondazione. Ecco, questo è il merito del festival, un festival che per molti aspetti è anche criticato, ma non è criticabile, attenzione, perché io in questi giorni ho sentito tutta una serie di cose, abbiamo letto tutta una serie di cose, ma poi come insegna Andrea e come ci dice spesso Andrea, noi siamo un'altra cosa e non rispondiamo. E l'altra cosa che siamo è appunto quello che vedete qua, quello che avete visto in questi giorni e quello che vi ho appena raccontato. Cioè è un mondo che dà possibilità non soltanto a Viterbo, ma anche alle persone che ci lavorano, e dà anche grandi insegnamenti. Ecco, tutto questo patrimonio umano, organizzativo, sociale l'ho ritrovato anche nella WIL Scuola, in persone come Tonino Longo, Ugo Longo e anche Silvia Somigli, perché Silvia, come dire, è uno dei pezzi decisivi, veramente decisivi della WIL Scuola. E questo è quanto, e per me, ecco, ripeto, credo che il rapporto con la WIL Scuola, il rapporto con tutti i soci fondatori, persone veramente belle, insomma, poi in questi giorni fatti di tantissime telefonate mattutine ho imparato a conoscerli ancora meglio, e credo che questa esperienza sia stata una delle più belle e una delle migliori esperienze della mia vita, veramente. Grazie a voi e grazie a... Andrea, il Festival di Caffeina volge a conclusione, insomma, stiamo un po'... Per fortuna. Che commento fai nei riguardi anche di WIL Scuola e IRASE, che tanto hanno cercato di dare quest'anno in termini di contributo culturale? Allora, che commento faccio? Allora, non positivo, un commento devo dire appassionato, non solo positivo, cioè io vedo Tonino Longo, persona che anche come nel caso di Daniele, noi ci siamo conosciuti personalmente forse a novembre, per cui non è neanche un anno, è impressionante questo. Quello che sottolinea Daniele è vero, ma è vero appunto tale che Caffeina è un trita rapporti in positivo, nel senso che conosci persone per un anno e poi ti accorgi che le conosci da sempre e ti accorgi che quel conoscerle da sempre è la verità, cioè non c'è l'errore, cioè l'errore era nel non essersi incontrati prima, no? non in quello che uno pensa poi di quella persona. Quindi sulla domanda cosa penso di WIL Scuola, lo dico, faccio una piccola premessa per allacciarmi a Daniele, poi non so cosa ha detto Michele, il presidente, ma insomma, come sempre, mi vedete scomparire, sto studiando escapologia Comodini, perché io sto in un posto, poi tutti i giri, non ci sono più, e dice, questo è matto, no, magari, ecco, sono andato a risolvere un problema, sì, anche matto, sono andato a tentare di risolvere un problema che avremo questa sera con lo Strega, insomma,
l'accavallamento, però forse lo risolviamo. Quello che dice Daniele è vero, cioè lui ha sottolineato quell'aspetto che è in parte generosità, ma in grossa parte follia, perché affidare a te cose importanti è un'assoluta follia, ora lo so per certo, insomma, quindi ho le prove concrete. In realtà quello che questo racconto, che è il festival, le critiche a cui accenna Daniele, a cui non rispondo, ma non perché siamo in gerarchia migliori o peggiori, perché la risposta unica, possibile, sensata, se deve esserci una risposta, è tentare di fare meglio e di fare di più. Questa è l'unica risposta. Non c'è da dire niente, non c'è da fare di niente. Risposta. E questa è l'unica risposta, non esiste nessun'altra possibilità di instaurare un dialogo, perché il dialogo non è nel merito. Allora se il dialogo non è nel merito, non c'è dialogo. E Caffeina è così, e quest'anno devo dire, tecnicamente esiste solo perché esiste una fondazione. Tenete presente a mente che questa non è una dimostrazione che la fondazione è stata utile, che è stata... che è stato un organismo che ha aiutato Caffeina, no, senza la fondazione quest'anno Caffeina non ci sarebbe neppure stata, cioè questa è la verità dei fatti. Nel momento esatto in cui vi parliamo, se non ci fosse stata la struttura, se non ci fossero stati la Will e 38 soci, Massimo Pistilli, gli amici che hanno fatto i sostenitori, i benemeriti di Caffeina non si sarebbe potuta fare per un motivo economico, per un motivo di forze, perché il festival è cresciuto del 30-40% in quantità e qualità media del programma, e credo che sia sotto gli occhi di tutti. Ma potranno scrivere qualunque cosa, ma quello che è oggettivo, va bene tutto, è oggettivo. E non avremmo potuto neanche minimamente immaginare di fare un evento migliore dell'anno scorso, non l'avremmo potuto fare. Allora noi siamo convinti che il Caffeina è lo spazio di tutti. Caffeina non è una cosa. Quando leggo le critiche, sì, ma voi pensate che Caffeina c'è l'arsenico, vero? Infatti Caffeina non aumenta né diminuisce il valore dell'arsenico, non tappa le buche sulle strade. Cioè noi non siamo convinti che con Caffeina salviamo la città o meglio il mondo, non siamo così scemi, non pensiamo niente di tutto questo. Noi pensiamo a fare una cosa, 10 giorni, pensiamo a farla bene. E pensiamo che una cosa che noi abbiamo iniziato a fare la possiamo fare ancora meglio, che non sostituisce né integra né scavalca qualcuno. È un festival letterario che vuole essere nazionale, vuole portare Viterbo al centro di un dibattito nazionale, punto. E non vuole risolvere altri problemi, che saranno tutti concreti da risolvere, ma Caffeina non deve rispondere a quello. Per cui io vi ringrazio di cuore, perché grazie, questi eventi dimostrano che Caffeina è la storia di racconto collettivo, perché o è un racconto collettivo o non è. Grazie a tutti. Grazie Andrea, ci vediamo ancora, appuntamento a tanto prossimo. Bene, Ugo, continuiamo la nostra serata. Sì, e passiamo la parola, anzi il suono della parola alla banda. Prima di questa nuova pillola, allora ero giovane pure io, vorrei ricordarla a tutti, questa bellissima frase che utilizziamo, scegliamo come titolo del libro, Alvio la diceva a 84 anni, senso della geometria profonda della vita, l'età che aveva la mia mamma quando è morta ce l'ho io oggi, e anche una profezia è stata a quell'età, in poche parole, altro è morto. Ma lui rievocava i tempi dell'occupazione del centro sociale, nella quale si trovò gioco forze e alla quale aderì immediatamente, perché lì viveva, e ricordando questa cosa diceva: allora ero giovane pure io. Però per capire, rispetto alla poesia, c'è stato un accenno di Marcello che riprendo in brevissimo, rispetto alla poesia, se Atlantide, il continente perduto, sprofondato nei mari, sia mai esistito o no, ma Alfio Pannega era, rispetto a un intero mondo di poesia millenario, esattamente l'isola di Santorini rispetto a un continente di sport, e quindi tanto più preziose sono le parole che ha voluto donarci Alfio Pannega, la banda del racconto. A mano che mi vengono dalla capoccia scrivo, ma le viterbese non c'hanno altro da fa, avessi un poeta viterbese che scrive le poesie e mica le sanno. Perché io quando cantavo là per l'osteria, là per la fraschetta e basta, porca madoro, e vabbè, ma mica le sanno che le scrivevo pure,
è una bellezza. Un poeta che sa rispetta è una persona come tutte le altre, solamente che quando la scrive fa baciare la rima con la parola ricca avanti. E che te credi? Che porca miseria! Uno che c'ha la capoccia sulle spalle, mica ne fai. Magari trovassi uno che sa pigliare l'ottava rima bene, ci starebbe una settimana, ci starebbe io, e mica mi arrendo, Io se ci sanno qua, io figurati, io quando smettono, quando loro smettono la rima sua, io ci hanno ripresa, hai capito? È quella la bellezza dei poeti in ottava rima, lui la dice con le parole sue, io la dico con le parole mie. Non posso ripetere quello che hai detto tu, allora dice... Che fai, ricopi? Mi sono appassionato alla poesia in mezzo ai butteri della torta, quando c'era la fiera di Viterbo sulla Quercia. Da lì ho preso via, ma ho cominciato che già conoscevo i libri della Divina Commedia, l'Orlando Furioso. Parecchie cose l'ho imparato da sti libri, ma la poesia ho cominciato a perfezionarla con loro. Ah sì, quando stava tutti insieme, la poesia è bella. Quando eravamo all'osteria passavamo l'ora a cantare a braccio, tutti in argomenti non stavano altri. Se per esempio tu adesso pigli il centro sociale, io ti rispondevo sulle mie poesie, perché io magari pigliavo il territorio. Le prime volte con queste cantavo così, dopo un po' ho cominciato a farci un quaderno, un libro. Il cervello è quello che conta, io ho voluto imparare a memoria. Dico, domani mi possono far comodo, perché io, porca miseria, posso scrivere la poesia e ci posso mettere mezza parola di quelle che so di un buon pelle. E ci scrivo la poesia, capito? Una parola, io la posso sbordare, ci posso scrivere, non dava rima. A Viterbo non mi conoscono, e beh, mi conoscono tutti. Però più lo sanno che scrivo le poesie. Ma io, quando che c'erano le fraschette aperte, le fraschette che prendevano il vino. Davanti a un fiasco di vino, quel fior d'un can fa le feste, perché è un can di Trieste. E le piace il vino. Vabbè, vabbè che è veneta, ma nessuno le sa dire. E io la dico, è veneta, che mi frega a me? È notte, dice che è stata corta la giornata e che rispose il mastro di bottega. Un accidente che te frega. Stavo con la mia mamma, la Caterina, che poi si chiamava Giovanna, nome Giovanna detta Caterina. Nativa di Ischia di Castro, non era viterbese, perché chi poneva capire a Viterbo era la Caterina. Oh, arrabbiati si era tosta, rispondeva male, Dio buono, ma io rompevo l'anima. Andava bene le violette, la moglie dei properzi dice: a Caterina, ma se violette puzza! E lei? Deve puzza al culo! Ah, questa è rimasta celebre nella storia di Viterbese, E ci sono tante frasi che ancora sono meglio di quella. In ogni modo, non portava rispetto a nessuno. E quando l'hanno fatta, stando un giorno a grado, è nato sul dal giudice che ha fatto, dice: Caterina, che avete fatto? Avete detto una parolaccia! E porca! Disse pure una bestemmia! Porca! Dice! Mi veniva a rompere l'anima perché puzzavano le violette! Ma vanno a puzzare le violette! Dopo una volta l'hanno portata a Siena. Io sono stata a trovarla. E di lì non è venuta da Siena. Stava là sotto Malpite, lì a piano scarabbio. Per Natale, porca miseriaccia cane, era una trovata il giorno prima. Alla sera io ho portato quello che ci voleva mangiare. Per Natale non ci sono stato. È venuto giù un nocile a dirmi che la mia buona madre era morta. La mia buona madre era brava con tutti, era. Io ho voluto bene alla mia buona madre. Era del 90, è morta nel 74. Ha 84 anni. L'epoca che c'è lei. Adesso ce l'ho pure io. Siamo dei ragazzi. Sì, a morire. Se muore tutti, che c'entra? Però che vago. Le sciagure della guerra, la fame. Dico la verità. Andavo giù questi campi. Cavavo le cocce delle patate e mangiavo. Le lessavo, le cuocevo tutto la brace.
Tita Marcello Moreta. Ino Cilli, suoi amici di famiglia. Io ho conosciuto il padre, se tu lo vedi, con tu baffi riportati all'inzù, una faccia severa. Allora io andavo a lavorare, e che volevo fare? In primi tempi come ci adattavo, insomma. Poi a un certo punto mi sono adattato, però ero sempre triste, ero rimasto solo. Incontro il suo primo figlio e il padre di questi della Bellarte, dice... Che fai? Ha sorpreso. Dico... Porca miseria, non lo sapete che c'ho? È morta la mamma. E lo sai che mi ha detto? Ecco, va lì alla trattoria delle coste. Dice... Va là, mangia e beve che poi passo io a pagare. Oh madre, che mi tenessi tra le braccia e pargoletto mi allevassi. Non so con quale affetto ricambiarti. Mi ricordo le ore liete che con te ho passato. Ora non ci sei più. E sono rimasto solo e raddrizzato. Ma penso sempre a te, oh mamma mia. Quando vengo al cimitero e sulla tomba tua metto un fiore, mi viene da piangere quando ti vedo sulla fotografia. Al mondo ci sono tanti amici che ti vogliono bene, ma di mamma ce n'è una sola. Quando si dice la forza della poesia, no? Ecco, questa è la forza della poesia. Vi ringraziamo il contributo. Chiamo adesso Carlo Monaco, il nostro pensatore filosofo, che ci ripropone, un applauso al nostro Monaco che è in trasferta da Bologna fino a Viterbo, e gli porrei questa domanda, questo invito alla riflessione, al rapporto appunto che c'è fra il pensiero, la filosofia e la poesia, che è immensa. Farai lo sforzo di concentrare questo rapporto. Sì, lo faccio volentieri, vi chiedo una concentrazione perché devo essere per forza sintetico, però non bisogna intendere la poesia come un'attività marginale, residuale, occasionale, tipica di alcuni, una sorta di vezzo di alcuni intellettuali. La parola poesia, che come un po' tutte quelle della nostra tradizione ha origine greca, significava, è legata a un verbo, il verbo è poiein. Per Aristotele, per la filosofia greca, ci sono tre verbi fondamentali in cui possiamo ricondurre le azioni degli uomini: il teorein, il prassein o pratein e il poiein. Il teorein è la capacità dell'uomo di vedere le cose e quindi costruire delle immagini, delle rappresentazioni, spiegare, conoscere, formarsi dei concetti. Le procedure in sostanza che sono state definite come metodo scientifico per vedere la realtà nei diversi campi. Il prassein è l'azione degli uomini, e gli uomini che non possono stare solo a guardare il mondo, no? Devono mangiare, nutrirsi, amare, cercare, e quindi le azioni degli uomini che hanno una valenza di bene o di male, di giusto o ingiusto. E questo è un altro grande capitolo, il capitolo che possiamo chiamare di morale o di politica. Però c'è un terzo capitolo, che è il poiein, che consiste in questo, secondo Aristotele, nella capacità che ha l'uomo di creare dal nulla delle cose. Creare dal nulla, questo vuol dire poiein. Creare è un verbo che la tradizione cristiana attribuisce solo a Dio, perché Dio crea il mondo, vuol dire una cosa che non c'è, che nasce dal nulla. Ora, l'uomo è capace di creare dal nulla, questo è il problema. Se si trattasse solo di costruire, di curare, di fare affari, si tratterebbe di tecniche. L'uomo sarebbe un abile lavoratore, costruttore, ingegnere, ragioniere, contabile, cioè farebbe tante cose utili, ma non crea. Un muratore non crea, semplicemente trasforma, semmai, la materia. E che cosa vuol dire creare dal nulla? Questa è l'attività poetica. Il poiein vuol dire la capacità di far emergere delle cose che, se qualcuno non le avesse create, non esisterebbero proprio.
Quindi vuol dire che nell'uomo, in tutti gli uomini, questa capacità poetica è una capacità più alta che c'è nell'uomo. E che cosa può generare il poema? Beh, intanto può generare tutto un mondo di miti. Mitos vuol dire racconto in greco, racconto. Non esisterebbero Omero, le guerre di Troia, gli eroi e tutto quello che ha rappresentato, se qualcuno non l'avesse creato dal nulla, non trasformato, non scritto, ma fatto nascere. Pensate, non esisterebbe la Divina Commedia se non ci fosse stato Dante Alighieri, che l'ha creata proprio, quel mondo è un mondo che nasce dal nulla. E così tantissimi altri, ma non è solo mito poetica la capacità che ha l'uomo, creazione di racconto, è anche costruzione di immagini, cioè tutto ciò che l'uomo crea che altrimenti non esisterebbe. E in questo significato amplissimo dovete recuperare per intero la capacità dell'uomo di fare poesia. Sapete perché? Perché poi il pensiero si è incastrato nel corso dell'evoluzione successiva quasi che questa capacità poetica fosse diventata marginale. Io questa sera vorrei dire una teoria abbastanza originale, che è questa, che i più grandi scienziati sono dei poeti. Perché non è vero che lo scienziato descrive la realtà. Il teorema è una sciocchezza. La fissazione di dover descrivere la realtà non è nulla, tutto è creazione dell'uomo. Ma pensate voi davvero che esiste una realtà e l'uomo la registra? Ma le parole che l'uomo usa, i segni, le rappresentazioni, tutto ciò con cui si esprime appartiene alla realtà o appartiene all'uomo? È opera dell'uomo, le parole le abbiamo create noi, non è che ci siano state dette da alle nozze di Cadmo e di Armonia, no? Le parole le creiamo noi, i suoni li creiamo noi, le immagini le creiamo noi. Se non ci fosse questa capacità poetica, sapete, non esisterebbe neppure il paradiso, l'inferno, la Madonna, i santi che fanno miracoli, la letteratura, Baudelaire. Tutto questo è il nostro mondo. Senza le parole che noi creiamo, questo mondo non esisterebbe. Allora, gli scienziati hanno solo un difetto, che si sono autocastrati nel dire che essi non vogliono creare, vogliono solo descrivere le cose come sono. Ma che sciocchezza! Einstein dice: la più grande capacità di uno scienziato è la fantasia, e fantasia vuol dire capacità di creare. Sapete come è stato inventato l'atomo? Ditemi voi se non è poeta il signor Democrito che 5 secoli avanti Cristo un bel giorno diceva: ma se io prendo un numero e lo divido per 2, arriverò a un punto limite? No, qualunque numero io, piccolo, 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 lo posso sempre dividere per 2. Però se prendo un sasso e lo divido per due, posso continuare a dividerlo come divido il numero? E ragionando su questo dici: no, non posso continuare, ci sarà pure un punto limite per cui la particella è così piccola che non può essere divisa. Dunque il mondo è fatto di infiniti atomi. E questa voi la chiamate scienza, cioè metodo, laboratorio, no, questa è poesia. E così nasce questo gigantesco mondo del meccanicismo universale, degli atomi che si affaticano. E così nasce Lucrezio, il De Rerum Natura, che è un libro di fisica atomica, ma è un grande libro di poesia. E via continuando. Insomma, non riducete la poesia esclusivamente alla, diciamo, a questo aspetto della produzione verbale fatta in un certo stile, con certe metriche, con certe caratteristiche, che la poesia è solo ciò che viene creata esattamente dall'uomo. E allora, se è questo, non può appartenere soltanto a qualche singolare e originale personaggio. La capacità mitopoietica, cioè di creare miti, di creare immagini, è in tutti noi, è in tutti noi. Ci si è chiesto, Giambattista Vico, se questa capacità appartiene a un'umanità fanciulla e andando avanti nei secoli a poco si perde. E
aveva buone ragioni, dico, per pensare che la capacità non si perde mai del tutto, ma certamente quella che noi chiamiamo umanità adulta poco a poco si rassegna alla realtà. Pensa che tutte le cose siano date, che esistano, che non abbia nulla da inventare. Noi siamo pigri, noi pensiamo che il mondo ci domini, che ci sia una realtà fuori di noi e non ci rendiamo conto che tutto lo abbiamo creato con la nostra fantasia. Non, anche il mondo, anche i buchi neri, pensate che sia esistito davvero il Big Bang? No, no, è una creazione poetica. Tutto ciò che noi diciamo e raccontiamo è poesia, a condizione che sia creazione, cioè senza che noi l'avessimo pensato non esisterebbero quelle cose. Senza le poesie che abbiamo sentito del poeta di Viterbo che io non conoscevo, quel mondo lì non esisteva. Che senso ha dire esisteva in sé? No, no, in sé tutto si perde, tutto si vanifica, acquista senso se viene creato. Allora, io penso che dobbiamo renderci conto che se è vero questo tipo di analisi, la capacità poetica non è marginale, non è infantile, non è residuale, ma è l'unica facoltà che unifica l'uomo e lo rende veramente tale. Non pecore matte, come dice Dante. Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. E la poesia è questa capacità dell'uomo di essere Dio, cioè di essere creatore dal nulla. E insomma, diventa l'elemento unificante. Guardate, concludo perché il tempo è limitatissimo, però un filosofo che più filosofo di così non ci può essere, Immanuel Kant, dopo aver scritto un libro famosissimo che si chiama Critica della ragion pura, che è la critica del teorema, di quello che ho detto all'inizio sinteticamente, l'idea che la scienza sia una conoscenza delle cose. Kant è arrivata alla conclusione, che valore hanno le nostre conoscenze? Rispecchiano la realtà o sono creazione nostra? Sapete cosa dice? Che sono creazione nostra. La scienza, la matematica, la fisica, è tutto, non è la realtà, è una creazione nostra. Dopo aver scritto un secondo libro sul Prasein, cioè la critica della ragion pratica, e a chiedersi come bisogna agire, rendendosi conto che comunque si arrivava a risultati insufficienti, scrive un terzo libro che non gli è riuscito benissimo, ma voleva essere questo, la critica della capacità poetica, cioè il tentativo di trovare una essenza dell'uomo che riunifichi tutte le sue capacità. Allora a me piacerebbe davvero che nel nome della poesia tutto il pensiero cominciasse a riflettere su questo, che è veramente cultura. Non ripetere, non descrivere la realtà, liberiamoci dalla prigione dell'idea che noi dobbiamo dire la verità, la realtà, perché le cose sono così. Lasciamo che si sprigioni libera la fantasia. E leggiamo le pagine di Sigmund Freud che quando dice che alla base di tutto c'è il sogno, ma il sogno dove nasce? Qual è l'unica vera attività creativa? Il sogno la creiamo noi, il sogno è produzione incredibile che ogni individuo fa, che produce, sono sogni ad occhi aperti i miti, sono sogni le poesie, la fantasia dunque si alimenta del sogno, nasce nella profondità della nostra storia. Forse il momento istituente della poesia, nel senso creativo, resta sempre quella bellissima e divina immagine dell'allattamento del bambino piccolo alla madre, il momento nel quale nasce il sogno, la poesia e lo sviluppo di tutta l'umanità. Grazie Carlo. E ora mi avvicino a un amico del nostro parterre e mi viene di parafrasare una frase celebre di un noto magistrato. Ma cosa ci azzecca un avvocato con la poesia? Massimo? Prego. Con la poesia, con la parola. Però poi la parola è sempre parola. Cioè voglio dire che sia parola per convincere, che sia parola poetica, la parola è sempre parola, il segno, la più piccola unità del linguaggio, no? È l'atomo del linguaggio. Non so, a me
Poi adesso dico qualcosa che mi è venuto. Antonello prima diceva, no? La poesia è, anche l'amico antropologo diceva, la poesia è, hanno citato la tradizione, no? Dicevano, io mi ricordo che la prima volta che ho scoperto che le muse sono figlie della memoria, perché le muse sono figlie della memoria, l'ho letto in inglese, Esther Pound, The Muses are Daughters of Memory, ero un ragazzino. Poi in realtà questo lo dice Siodo, nella Teogonia, no? Che è la seconda, una delle primissime opere. Allora, le muse sono figlie della memoria, l'arte, la poesia è figlia della memoria. Però poi tradizio, no? Significa tramandare, passare, comunicare. Però poi alla fine la parola serve a fare tante cose, ecco, poiene, a fare, a creare. Allora serve a convincere. La poesia è, noi diciamo poesia, abbiamo subito in mente un genere, no? Uno specifico, perché noi pensiamo che c'è il cinema, il teatro, la poesia, la prosa. Però poi in realtà io non sono mica dopo tanto tempo, dopo così, magari non invecchiando, non sono mica poi convinto che questi confini siano così chiari. Ora, anche senza pensare all'Otremont o a non so, alla fine dell'Ulisse, no? In cui poi poesia e prosa alla fine si confondono, Dino Campana, ci sono dei tratti in cui non si sa più quando la poesia è. Ma in generale, che cos'è, voglio dire? Ci sono pezzi di prosa, ma non necessariamente di grandi autori. Anche io l'altra sera ero a sentire una presentazione di Di Giovanni, che è bravissimo, ma è un autore moderno di gialli, e leggeva un brano, e questo brano era poesia, era dentro un giallo, cioè non è che sia un... Allora, io questo, quello che posso dire che ci azzecca è questo, che si impara a leggere, a parlare e a scrivere leggendo. E si impara a scrivere leggendo e scrivendo e parlando, e si impara a parlare scrivendo, leggendo. È questione di esercitare la parola, dalla ricetta di cucina fino alla poesia. Certo, nella mia esperienza personale, la mia, qui sono proprio io, una cosa personale, l'esercizio della poesia che io ho fatto quando ero piccolo, ormai sono 20 anni più, credo, più, boh, sì, circa, che non, di più, 22-25 anni, che io non provo più a scrivere poesie. Però quello che mi ricordo è che la fatica di scrivere la poesia, io ho letto i primi manualetti di retorica perché studiavo, mi occupavo di poesia, non perché avessi bisogno di, no, di imparare a convincere, no, in un'arena giudiziaria. Io ho imparato la retorica, l'ho letta così, ho studiato la metafora, la metonimia, studiando perché mi interessava la poesia. Allora, poi è chiaro che l'arte, quando io, no, la poesia, la figura, no? Io dico, lì c'è, al limite dell'orizzonte, fino a dove, sul mare, c'è una barca, Civitavecchia. Oppure dico, no, si intravede una vela nel tramonto, la vela al posto, è la stessa cosa, si dice la stessa cosa. Allora, anche quando noi scriviamo una lettera, poi in realtà la poesia ti insegna questo, questa potente mimesi che si cela e che fa il linguaggio allo stesso modo, e quindi come dire le cose in tanti modi, e questo è per la, questo lo dico sempre, insomma, mi è capitato di dirlo ai miei allievi, è per qualsiasi attività professionale, amatoriale, artistica, dove serva la parola, la poesia è maestra, perché io non mi ricordo più da quanto non soffro della sindrome del foglio bianco, cioè sapete la sindrome del foglio bianco, no? Quella che tu stai di fronte a un foglio e non sai, poi chi come me fa questo lavoro da 20 anni, ormai gli dai un foglio, deve scrivere una lettera e scrive la lettera, riesce anche a trovare la mimesi, cioè riesce anche a cambiare come nel tono della voce quando scrive, no? A far sentire nel... Questo io personalmente, questo è per me, ma credo che sia una cosa universale, si impara con la poesia e non si impara in nessun altro modo che leggendo, ascoltando, recitando e anche scrivendo se capita la poesia. Ecco, questo è quello che vi posso dire della mia esperienza. Grazie. Sono bellissime tutte le finestre che riusciamo ad aprire questa sera. Vi presento ora il nostro, uno dei molteplici poeti presenti appunto qui stasera, Raffaele Durazzi, che invito qui a venire vicino a noi e a cui rivolgo
una domanda d'apertura e poi vorrei anche notizie sul suo prossimo libro anche in uscita. Prima però la domanda, secondo te qual è il ruolo del poeta oggi nella società civile? Ma prima di rispondere alla tua domanda vorrei veramente ringraziare la Will Scuola, con Antonino Longo in particolare, per un motivo soprattutto: primo perché mi avete invitato e non me l'aspettavo, secondo perché dato che ci conosciamo da una vita, perché con i miei trascorsi sindacali alla CISL, dove sono stato per circa 22-23 anni, devo dire soprattutto una cosa: all'epoca la scuola si interessava soprattutto di valutare se bisognava fare un trasferimento per una persona o per un'altra, o se bisognava fare qualche cosa più o meno simile. Oggi invece vedo che la scuola si interessa di ben altre cose, e questo vi fa veramente onore, e mi auguro che veramente la scuola si trasformi in quello che è proprio il suo ruolo fondamentale, che è la cultura. Vi ringrazio veramente soprattutto per questo. Per quello che riguarda la tua domanda, sa, oggi il poeta io dico che è una persona vista un po' come un qualche cosa che va al di fuori della società normale. È una persona che a volte è vista come un marziano, e lo vedo in tante circostanze. Per dire, quando si fanno manifestazioni del genere, vedo che il pubblico è interessato, accorre e apprezza la poesia. Poi, al di là di queste manifestazioni, la poesia è proprio messa da parte. Se girate qualsiasi libreria, penso trovare un libro di poesia è quasi impossibile, mentre invece ci sono tanti altri libri di vario genere. Oggi per esempio ci sono decine e decine di libri che parlano della cucina, e forse oggi è molto più importante la cucina che la poesia, mentre invece la poesia credo che sia, io la definisco il bandolo della matassa della vita, nel senso che è proprio quella che ci traina giorno per giorno nei valori veri della società. E i valori veri della società quali sono? Soprattutto i sentimenti, la lealtà e quello che di buono possiamo esprimere e possiamo trasmettere agli altri. Certo, non sono insegnamenti quelli che a volte io descrivo in qualche mia poesia, dove soprattutto mi scaglio contro il potere costituito che pensa soprattutto a se stesso e non alla collettività. E questa è una delle cose peggiori di questa società, sicuramente. Quando prima Antonello recitava e rievocava il poeta viterbese, quelle sono veramente situazioni di vita vera vissuta. Io ho qualche anno meno del poeta che citava, però la mia vita da ragazzino era più o meno su quelle orme, nel senso che abito in un paese vicino qui a Viterbo, Vitorcano, che penso tutti conoscete, insomma, penso la stragrande maggioranza viterbesi. Mi ricordo quando si andava nelle famose cantine e c'era la fraschetta e si andava a bere il quartino di vino con il panino, e anche lì nasceva la poesia. Spesso infatti tra amici si recitava la poesia oppure ce la inventavamo a tisana pianta. Come altrettanto un aspetto vero della poesia sono quelle particolarità di vita. Vi racconto un episodio. Un giorno ero andato ad acquistare della verdura presso un contadino, e naturalmente mia abitudine è stringere la mano. Questo contadino me l'ha ritirata e mi ha detto: scusa, ho la mano sporca. Io di riflesso gli ho preso la mano proprio con forza e ho detto a lui: tu hai le mani molto più pulite rispetto a tanti altri. Quindi la poesia è soprattutto un insegnamento del genere, un insegnamento di vita, veramente di vita, e non stare appresso all'effimero, a quello che magari si prospetta di avere oggi una casa, domani un'altra e dopodomani un'altra ancora. Sicuramente non è degno della poesia, come non è degno della poesia chi, valutando sempre per episodi che mi sono accaduti, un politico di rango, diciamo,
al quale chiesi a suo tempo, per una manifestazione appunto culturale, la sala reggia del comune di Viterbo, mi disse che non era possibile averla, salvo che non sarebbe stato possibile portare un personaggio di rilievo. Io la dimettissi, allora non c'è problema, insomma, perché il personaggio di rilievo era una certa poetessa di nome Maria Luisa Spaziani, che penso tutti sapete chi sia. E questo mi rispose, ma chi è? Alzai le mani e la sala reggia non ho potuto utilizzarla. Quindi per farvi capire che la poesia poi deve essere anche valutata nel senso giusto e deve essere interpretata come? Proprio cogliendo gli aspetti che, ecco, si diceva prima che tutto nasce, in effetti chi scrive le poesie fa nascere qualcosa di particolare, perché quando io mi metto di fronte a un foglio bianco, certamente se lo guardo rimane sempre bianco, ma nel momento in cui riesco a trasferire quelli che sono i sentimenti o qualche cosa di particolare di vita, si trasforma in un'altra cosa che si può trasmettere agli altri. E un giornalista di rango diceva esattamente questo: la sera, prima di addormentarvi, prendete un libro di poesie e mettetelo sul comodino, indipendentemente di chi possa essere l'autore, noto, meno noto, chiunque esso sia. Leggete una poesia per sera, però con attenzione, con approfondimento, perché in quella poesia ci trovate tanti di quegli spunti di vita che possono far bene sia a chi la legge e a chi la scrive. Grazie. Bravo. La tua ultima preghiera letteraria? Diciamo il prossimo, è la prima volta che mi cimento con un romanzo un po' sibillino dal titolo, perché però non ha niente di cattivo, si intitola Il fumo del quartiere a luci rosse, ambientato nel quartiere di Amsterdam, però con tante valutazioni appunto sociali, e soprattutto è impermeato come diciamo ideale principale sul perdono. Stare a descrivere adesso tutta la storia del libro è un po' difficile, però quello che mi preme anche farvi valutare è questo. Nella vita io sostengo sempre che per ognuno di noi è sufficiente vivere dignitosamente, il superfluo non significa niente. Quindi io i libri che pubblico lo faccio sempre a fini di beneficenza. Questo sarà un libro che diciamo andrà a fini di beneficenza per un altro mio concittadino che purtroppo nella vita ha avuto la disgrazia di un grave incidente, però ha avuto una forza di volontà non indifferente e corre con le biciclette and the bike. Ha partecipato alle Olimpiadi di Londra e ora dovrà partecipare ai campionati mondiali in Canada. È un campione veramente della bicicletta, nel senso che è stato campione italiano, è stato campione, ha vinto diverse gare, ultimamente alla Maratona di Roma è arrivato secondo dietro a Zanardi, che penso pure lo stesso conoscete tutti. Quindi i proventi di questo libro parte andranno appunto per farlo partecipare ai campionati mondiali in Canada, e mi auguro quindi che possa avere un buon successo. Grazie. Scusate, da ciclista questa è una cosa che adesso mi stimola un po' fuori dalla poesia, quindi prendiamo un impegno, io credo anche a nome, diciamo così, di Tonino, di sostenere e di acquistare un numero di copie perché per questo fine Will Scuola e Irase si faranno carico di l'acquisto di Poesia Parliamo e soprattutto del fine benefico che ci ha collegato, quindi assolutamente ti ringraziamo per questo. Quindi abbiamo cambiato, avremo un lettore invece. Due lettori, veramente emozionante. Prego. Sentire due poesie di Raffaele. Raffaele, ti puoi sedere, anche perché poi chiameremo due ospiti a commentarle. Attimi sfuggenti. Vento
che nella brezza asciughi il sudore dei passi malconci, svaghi nei sogni le trasparenti visioni. Che calano il sipario di faccende intrise nel mistero come uno spettacolo continuo di vita infinita. Senti il rumore dondolante che bussa alla porta. È l'attimo sfuggente, abbagliante di amori passati. Raffaele Dorazzi. Un piccolo comune cantonello volevamo chiedere, per esempio, a, perché no, a Massimo. Massimo, che sensazione hai avuto nella lettura, soprattutto di Antonello, più che della mia? Ma vabbè, non so, vedi, questo un po', la poesia è questo tentativo di descrivere come un po' un bicchiere che deve fermare l'acqua, che per sua natura è liquida, no? Quindi adesso quello che sentivo alla fine, questa cosa di esprimere in parole quello che va via, quello che passa, di descrivere il momento che passa, questo, ma la poesia è questa, la poesia non è neanche commentabile. Poi in effetti se no è perdere. Applauso di incoraggiamento a Massimo Pistilli, che voleva fare questo discorso con la toga, ma è stato proibito al sindaco. Perdere. Il colore del rame e dell'oro si perdeva con lo sguardo fra le foglie ingiallite dei castagni, abbandonati dal frutto del riccio appassito, mentre un altro tramonto salutava gioie del giorno. I lenti cammini non nascondevano i tintinni del dolce sopire delle immaginazioni pervase dai contrasti. Di un amaro sapore che regna nell'anima di chi perde un legame ormai senza storia. Raffaele Dorazzi. Applauso suppletivo a Silvia, che è nel panico, c'aveva l'ansia da prestazione. Vicino a Antonello Ricci, il minimo si può fare. Questa la... No, ci vedo, mi fa col ditino. Non arrendersi mai. L'incoscienza non sempre è l'arte della spregiudicatezza, ma l'indole costante della ricerca interiore. Del fascino portato a non tradire l'ideale per il quale sei nato, cresciuto nell'infanzia. Quanto è bello combattere le ingiustizie, i prepotenti, i ladri, i mascalzoni, i politici corrotti, nonché gli amministratori parcellari, mazzettari, collusi dalle imprese. Anche nelle difficoltà dello scopo, l'arrendersi significa ignobiltà. Raffaele Dorazzi. E qui c'era proprio stata una riflessione di un nostro ospite che aveva detto, anche tu Raffaele ne avevi parlato, di combattere appunto tutto quello che non è corretto. Però vorrei invece, colgo l'occasione per chiamare Paolo Bianchini, proprio per questo progetto che lui ha portato avanti, di cui ci vuoi parlare un momento, e mi riaccancio all'ultima quartina di Raffaele. Non ho capito, devo commentare la poesia. Sì, ho avuto l'istinto di chiudere gli occhi, vedere le parole della tua poesia. Per esempio mi è nata un'immagine, quel tabellone luminoso che c'è nella Camera dei Deputati e all'inizio delle sedute quotidiane, che spero facciano adesso sempre più spesso, questa poesia luminosa su quel tabellone all'inizio di ogni seduta alla Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio. Continuo, è il mio turno. È il commento alla poesia, ecco, io ho visto questo. Nella poesia precedente, anzi in tutte le tue poesie, quel bisogno di chiudere gli occhi e provare una sensazione come quando si ha molta sete e riesce a bere, ecco, quella sensazione di benessere, di
di qualcosa che hai letto, che hai ascoltato e ti accorgi solo in quel momento che ne avevi bisogno di leggerlo e di ascoltarlo. Quindi ho provato questa sensazione. Grazie. Grazie, poi ti chiamiamo alla fine per la tua posizione. Volevo fare un commento io. Vuoi fare un commento? Ne ha facoltà. No, questo gioco, che è una poesia molto... poco che ho visto in questo momento in cui ho letto, la poesia è anche, mi riferisco a quello che diceva Massimo prima, è anche manipolazione della parola, è anche lavorare con la parola. Due parole mi hanno colpito in particolare, cioè noi è sempre il carpe diem e l'attimo fuggente, invece l'aggiunta di questa S, allora mi domando, no, perché diventano gli attimi sfuggenti? E torna, e esattamente noi siamo abituati a alla, diciamo, o alla nobiltà o all'aggettivo ignobile, invece tu hai distillato in astrazione e hai usato una parola che pochissimo usano, l'ignobiltà, che è esattamente, no, il contrappasso infernale della nobiltà che invece evocavi stringendo la mano al contadino. Soltanto queste due cose volanti volevo dire, un'ultima, perché per introdurre Paolo io ho un ultimo intermezzo volante della banda, lo vorrei, ma lo introduco con una battuta e poi lascio parola a loro. Quando prima si è parlato della memoria, del discorso della memoria, non c'è un omaggio a te perché sentirà parlare altro e quindi ti troverai in un certo qual modo, in un frammento di tua vita, dentro un discorso che conosci, storia che conosci, un bellissimo lapsus di altro, ma... il secondo canto dell'Iliade, queste cose esistono, non esistono, esistono perché le pensiamo. Ora, la cosa straordinaria è che Omero, nel secondo canto dell'Iliade, deve fare il catalogo delle navi, che è un canto irreggibile per noi lettori moderni, e dice: Musa, tu che tutto sai, io non posso, avrei bisogno di un petto di bronzo di 100 libri, perché la poesia è anche questo, una forza sovrumana nel petto, che non prenda fuoco attraverso l'esame, attraverso la parola che scintilla, ma anche 100 libri e soprattutto la musa come memoria che nulla può ascoltare. E allora, a proposito di memoria, io non la faccio più lunga, banda del racconto, ultimo brevissimo intermezzo per Alfio Pannega al cinema. Grazie. Tirato il carrettino del cartone, ho fatto il garzone in campagna, ho lavorato come muratore, ma il lavoro che ho fatto per più tempo è il cartonare. Portavo via il cartone, ripulivo le cose, ripulivo le bottiglie quando c'avevano il cartone. Mica come adesso, tutti i lavori erano buoni allora. Andavo in giro per la città, giù per il corso, madonna mia, sul carretto ci mettevo il cartone. Lo portavo fuori, lo sistemavo, lo mettevo sul carrettino, facevo... Ah, oh, una volta, porca miseria, mica mi vedevano da dove stavo, da quanto cartone c'era! Una montagna di cartone! Io sotto dice... E come se muove questo cartone? Lo portavo dal Fiore, che era giù al Sacrario, pagavano 3 lire al chilo! Allora, però, la linea. Era una scena girata a Piazza delle Erbe, dove c'erano i compagni che facevano appalti con i fascisti. Vecchia guardia di Alessandro Blasetti. C'era mia madre che strillava, l'ha girato parecchi di film, e anch'io l'ho girato. La cena delle feste. Come devo alzare? Quando stavamo a cena a Nazario dice: e chi non beve con me, festa la gorga! Io mi sa che sono l'ultimo che sono rimasto della volta, ma mica mi arrendo! Io la mattina marzo, alzo la mano, accendo la luce e pagavo a letto. Sono le 4, dormo fino alle 8! Ricordo stavo di casa attaccato alla porta, alla torre stavo e vedevo c'era un gran movimento di gente, porca padoro, e che cazzo stanno a fare questi? E so qua da un momento, per
finestra mia, se poteva passare dalla parte di là. E sono andato in mezzo a loro e gli ho detto: ma chi è tutto sto movimento? Dico, dice, dovevo occupare qui il centro sociale. E allora vengo pure io, dico, porca miseria, e io sono di casa lì e gli ho segnato la casa. L'11 di luglio un grande evento è avvenuto a Viterbo. La prima occupazione, a quanto pare, giovani pieni di tanta vita e buone idee. Valle di Paolo occupata per farci un luogo dove l'arte e la cultura si fondono insieme. Il centro, nella valle dove una volta ero solo. Oggi è bello stare tra la gioventù, con un fiore abbassito nel mezzo del giardino. La cultura è la più bella arte che Dio in età avanzata tra questa gioventù. Perché le idee giovani sono belle, anche create al lume delle stelle. Ma hanno portato in giro per la città sul carretto! Era per Santa Rosa, ma hanno messo il carrettino, avevo fatto sta coglieria per giocare. Avevo fatto la coglieria! E le coglierie chi le fa? Le fanno sempre i giovani! Allora ero giovane pure io, porca madoro! Addio sindaco! Grazie Antonello e grazie alla banda del racconto. È il nostro momento conclusivo, la poesia adesso si tramuta in immagine, si tramuta appunto in immagine filmica e ringraziamo gli amici della banda del racconto. Lasciamo la parola al regista e amico Paolo Bianchini che ci parla e ci presenta il suo progetto, il suo film poetico appunto dal titolo Il sole dentro. Grazie, buonasera. Difficile adesso per me concludere, le emozioni che ho accumulato sono tantissime, gli stimoli a questo mio breve intervento sono talmente tanti che vorrei sintetizzarli nel silenzio, lasciar parlare le ultime immagini del film che insieme a Paola abbiamo scritto, realizzato, prodotto. Paola, se ti vuoi alzare qui. Sì, è nato dalla lettura di Paola su un libro, la scoperta di questi due ragazzi che il 2 agosto, quindi tra pochi giorni, del 1999 hanno dato la loro vita inseguendo una speranza, quella di riuscire a consegnare una lettera che avevano scritto sotto le luci di quel parcheggio dell'aeroporto di Conakry che hai raccontato, dove centinaia di ragazzi, di bambini, tutte le sere vanno per poter studiare sotto questo turbico punto luminoso di un'immensa baraccopoli della Conakry, la capitale della Repubblica di Guinea. E, sì, è vero, sembrava un tempio quello parcheggio, un tempio silenzioso dove la preghiera era una lezione di storia, di matematica, una poesia che ciascuno di loro studiava ed imparava, mormorando la pena, in gran silenzio per non disturbare chi era accanto a loro. Lì questi due ragazzini hanno scritto questa lettera, in gran segreto, si sono nascosti nel vano del carrello di un aereo diretto a Bruxelles e l'hanno portata. Voi l'ascolterete nel finale del film che racconta, oltre al sogno di questi due ragazzini che per alcune ore hanno vissuto chiusi nel vano del carrello prima che la temperatura all'interno scendesse al di sotto e molto al di sotto
dello zero, che hanno trovato molti assiderati, ma per alcune ore loro hanno sognato il loro arrivo, forse, sognato di consegnare questa lettera al Parlamento Europeo. E questo viaggio si alterna al film ad un viaggio di ritorno, alla ricerca di un villaggio che è quello in cui un bambino italiano, amico di un ragazzino africano, che cerca di tornare, cerca il suo villaggio dal quale lo hanno portato via un paio d'anni prima, in quello che è un fenomeno pressoché sconosciuto. Sono storie vere a cui il film si ispira, ed è quello del traffico clandestino dei bambini calciatori. Vengono portati in quei paesi d'Europa dove il calcio è ricco, li tengono il tempo necessario per capire se crescendo diventeranno dei campioni. La selezione, sono dati che ci ha dato la Federazione Gioco Calcio, l'UNICEF, la selezione è di 1 a 40.000, mi pare, vero? È quello che arriva, tutti gli altri, ma la caccia al piccolo campione in tutto il mondo, tutta l'America Latina, tutta l'Africa, soprattutto l'Africa, è il grande bacino, il terreno di caccia sono le sacche più povere, più emarginate, dove un bambino che gioca bene a calcio, con un pallone di pezza, scalzo, nella polvere del suo villaggio, quello potrebbe diventare un giorno un campione. E se è quello che arriva, c'è attorno a lui una squadra, una squadra che paga questa rete, li chiamano scafisti del calcio. Gli scafisti è una definizione della Federazione Gioco Calcio. Questa rete di cacciatori si presentano come procuratori di squadre di calcio, si fanno pagare perché promettono che questo ragazzino diventerà un ricco campione, e a questo bambino il villaggio intero affida un sogno, una speranza di una vita diversa, perché se diventerà quello che promettono ogni volta, un ricco campione, lui al villaggio. È molto forte l'unione, il senso di appartenenza di ciascuno di loro alla comunità. Li portano in Europa, uno su 40.000 è quello che arriva, gli altri non è che li riportano a migliaia di chilometri nelle favelas di Rio, di Caracas o nell'ultimo dei villaggi africani. Li abbandonano su un'autostrada qualunque con i cani d'estate e si perdono in nulla, la gran parte di loro. Uno di loro cerca di tornare, ci riesce con un suo amico che non lo abbandona, e attraverso una metafora, giocando con un pallone, arrivano, e le due storie si uniscono attraverso un personaggio interpretato da Angela Finocchiaro nel film, che è la tecnica dell'aeroporto di Conakry, che di Bruxelles, che 10 anni prima ha scoperto i corpi di Yagin e Fodé. Questa immagine, la lettura che lei fa di questa lettera, trasformano la sua vita, abbandona il suo lavoro, va in Africa, in un piccolo villaggio, crea una squadra di calcio, e inaugura un campo di, piccolo campo di calcio che noi abbiamo ricostruito per il film, e che inaugurano dedicandolo a Yagin e Fodé, i due ragazzini morti 10 anni prima. Il film, appunto, le ultime immagini che vedrete, rivela la lettera trovata in tasca a Yagin e Fodé. A questa lettera il Parlamento Europeo non ha mai dato una risposta. E dopo 14 anni, guardo Ugo perché Ugo era con noi, il 7 maggio di quest'anno noi siamo riusciti a farci aprire le porte del Parlamento Europeo e costringere quei signori d'Europa ad ascoltare con la lettera di Yagin e Fodé, che voi ascolterete qua, questo.
quella di altri ragazzi, una veniva da Viterbo, ragazzi che continuano a scrivere come Iachino e Fouvet ai potenti d'Europa. Grazie. Dell'Europa. Abbiamo l'onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, rispettosi. Siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Siatelo per noi in Africa, voi ai quali bisogna chiedere soccorso. Ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli che voi amate come la vita. Signori membri responsabili dell'Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che noi gridiamo aiuto per l'Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente, aiutateci. Abbiamo dei problemi, i bambini non hanno diritti. Noi africani, soprattutto noi bambini e giovani africani, vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa perché progredisca. Se vedete che ci sacrifichiamo, rischiamo la vita perché soffriamo troppo in Africa, noi vogliamo studiare, vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi. Infine vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto, scritto da Yagin e Fodé, due bambini guineiani. A noi è stato impossibile dire ma che ci possiamo fare quando abbiamo letto questa lettera per intero, non riuscivamo a trovarla, non c'era sparito tutto, si era cancellata la memoria della lettera di due ragazzini, questo 4 anni fa, non c'era più traccia. Abbiamo ritrovato questa lettera quando io sono andato a Conakry, nelle case di Yagin e Fodé, il padre, un cortiletto di terra battuta, entrato in una porta di una piccola baracca, quella era la camera di Yagin, è uscito con uno zaino, ha detto questo era lo zaino di scuola di Yagin, e io la lettera, la brutta copia della lettera, l'ho trovata qua, c'era una fodera dentro, c'era la brutta copia scritta, ed è quella che voi avete visto nel film, Angela Finocchiaro l'aveva in mano, è la calligrafia di questi due bambini, questi due ragazzi, che il giorno in cui di nascosto, quella sera, hanno raggiunto questo aereo che si preparava a partire, e hanno copiato in bene per le loro eccellenze i signori d'Europa. Ecco, questa per noi è la poesia di Yagin e Fodé, che non voglio portare più. Bianchini e Paola, Bianchini, il sole dentro, grazie. E noi come quella scuola a settembre sicuramente dimostreremo questa testimonianza. Grazie, grazie tanto. Ugo, noi siamo arrivati, dobbiamo salutare tutti i nostri ospiti. Io volevo farti una domanda, finalmente è arrivato il tuo momento conclusivo. Come presidente dell'IRASE vorrei chiederti come hai vissuto questa esperienza.
Questi momenti che stiamo vivendo insieme penso che la chiariscano, no, pienamente. Avevamo promesso di condividere insieme emozioni, sentimenti vissuti. Ecco, io credo che questo momento finale, come i tre momenti delle varie giornate che abbiamo attraversato insieme, abbiano colto, almeno in me, insomma, hanno suscitato emozioni e soprattutto passioni forti nel confrontarmi con storie vere, cioè ciascuno di noi ha portato, questa era poi l'intenzione dei nostri incontri, far incontrare e scontrare le nostre storie, scontrare in senso creativo chiaramente, e prendere da questo scontro e portarci via da queste serate ciascuno una forza, un valore, un'emozione, un vissuto dell'altro. In me questo è successo, e proprio mentre sentivo parlare Paolo, sentivo parlare Raffaele, Carlo in queste serate, e tutti gli amici, chiaramente Massimo, e tutti gli amici che sono intervenuti, e in quel momento pensavo profondamente, è bellissimo, questo è veramente quello che dovrebbe essere scuola, quello che dovrebbe essere cultura, tutto ciò che dovrebbe permeare la nostra vita. Quindi io vi ringrazio per il contributo che tutti voi avete dato e che soprattutto avete aderito, diciamo così, subitaneamente, insomma, senza farvi pregare per nulla. È chiaro, non è inutile dire che la partecipazione di tutti quanti gli amici che sono qui è a titolo volontario. Abbiamo avuto tre strade molto frequentate. Perciò che dire, bello, io vorrei lasciarvi insomma con un'immagine suggestiva che mi è rimasta. Io vorrei che questa nostra rete contribuisca a far fiorire dei fiori, appunto, che sono tutti i nostri vissuti, tutte le nostre esperienze all'interno di un giardino della vita che sia sempre più rigoglioso. Quindi questo è il nostro alfio, l'abbiamo utilizzato come credo insomma meritasse, appunto, e quindi vi lascio con questa immagine e vi ringrazio tantissimo, tantissimo. Ringraziamo a tutti, ringraziamo io e ringrazio chiaramente Silvia e Mino, ovviamente, conduttrice. Grazie. L'anno prossimo. Grazie tanto. Grazie a tutti, grazie.